girato tanto il mondo in lungo e largo, immaginato di tornare presto a casa da papà. E ho sentito poi parlare di artisti stravaganti, di chi ama, spera, sogna una vita equilibrata, di violenze familiari e di sofferenze amare. Ma la vita è questa qui, e dai, raccontami, raccontami di te. Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla nona puntata di Raccontami di te. Oggi una giornata tutta piena di giovani, una giornata giovanile, perché qui con me c'è Andrea Lupo, Lupetto in arte. Ciao Andrea, ciao, benvenuto. Ciao a tutti, grazie Alma, ecco, per averci invitato qui stasera. Sì, questa è la milionesima volta che ti faccio l'intervista, Andrea, da quando proprio è nato Raccontami di te. Poi un po' più là abbiamo la fidanzata, ma anche Chiara, soprattutto Chiara e Deborah. Tutti, ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ecco, del duo le Duck, ecco, e poi infine c'è Emanuele che ha la chitarra, quando le ragazze si esibiranno. Allora, ti voglio partire con l'intervista, visto che qui... Va bene, Andrea chiaramente si è proclamato il primo a voler essere intervistato. Allora, Andrea è un cabarettista, un comico, sì, che lavora all'interno del convento cabaret di Matranga e Minafò. Senti, ma quando hai iniziato, diciamo, a nutrire questa passione per la comicità, che poi comici si nasce, voglio dire. Sì, diciamo che un po' deve venire nella tua indole questa cosa di fare il comico, però certo, io facevo tutt'altra cosa, io facevo il calciatore, giocavo in giro per la Sicilia, ho fatto anche dei campionati fuori dalla Sicilia, però ho fatto un'esperienza in un villaggio, sì, nel 2012 a Scalea, e da lì è nata la passione per il cabaret. Ecco, esatto. Quindi, esatto, poi vorrei anche dire una cosa molto importante, sì, un inno o comunque una cosa che è d'effetto, che mi è rimasta sempre in testa, a me è una cosa molto carina, sì, ovvero Welleca! Esatto, Andrea, tutti che lo fanno, perché è stato un tormentone, ti hanno fermato per strada, di la verità, perché Andrea ha tanti fan, è il Lupetto, anche se non hai dietro con te le orecchie, insomma è tutto la peluria varia, giustamente, però comunque sei nato come Lupetto inizialmente. Allora, il mio primo personaggio, che è un personaggio inedito, che abbiamo la possibilità noi comici emergenti, sì, a Palermo, grazie al duo Matranga e Minafò, due comici che conosciamo anche a livello nazionale, sono a Made in Sud. Quest'anno, sì, tra l'altro c'è la novità bellissima dei Quattro Gusti, grandissimi, sono anche loro dei comici che lavorano con noi al convento cabaret, e quindi abbiamo la possibilità di sperimentare dei personaggi nuovi e, esatto, portarli in teatro, e da lì è nato questo personaggio. Io ci lavoravo da quasi un anno, l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione del convento cabaret ed è stato un successone con questo personaggio, il calciatore, che aveva il tormentone Welleca. Esatto, infatti per strada c'era questa bella cosa, che c'era un riscontro anche fuori dal teatro, che mi fermavano e dicevano il tormentone. Mentre quest'anno, che abbiamo finito da poco la seconda edizione, sempre su TGS, ogni domenica siamo là. Esatto, sì. Ho fatto altri due personaggi, il cane del posteggiatore, una follia, è un finto dirigente della SIAE. Ecco, io dobbiamo dirlo, io sono stata a uno spettacolo, purtroppo solamente uno, di Andrea, sì, e posso dire che ha riempito così tanto il, diciamo, il teatrino, che le persone, sì, stavano in piedi pur di guardarlo, quindi complimenti sempre Andrea. Grazie. Ecco, è vero, dobbiamo ammetterlo, sì, giusto? Che poi tra l'altro Andrea ha una cosa in comune con queste ragazze, perché le DAC, questo duo canoro, prima un trio, un duo canoro bravissimo, insomma sono bravissime veramente, perché a breve le ascolterete live. Ecco, loro, voi siete anche all'interno del convento cabaret, cosa fate lì? Al convento cabaret noi abbiamo scritto la sigla e la cantiamo in ogni inizio puntata, sì, in più facciamo qualche piccolo intervento, presentiamo i comici sempre in maniera canora, ecco, cantando. Bellissimo. E che rapporti avete con Emanuele? È solo il vostro chitarrista o vi ha, diciamo, aiutato, sostenuto in altre occasioni? Sì, lui è il nostro chitarrista nelle serate che noi facciamo in giro così per i locali. Un amico. Chitarrista, sì. Abbiamo un bellissimo rapporto con Emanuele. Benissimo, ci torniamo un attimino ad Andrea. Sì. Allora Andrea, tu quando sei entrato a far parte del convento cabaret?
Allora, io inizio a far parte del Commento Cabaret, tra virgolette, ho una famiglia, perché diciamolo, a Palermo e soprattutto in Sicilia è difficile trovare un ambiente bello e carino come quello che c'è al Commento Cabaret, perché siamo tutti comici, lavoriamo, però si è creato un bell'ambiente, ci sono dei ragazzi che tuttora usciamo insieme con le fidanzate, con le mogli, ci troviamo, andiamo a mangiare insieme, un ambiente favoloso. E lì inizio io nel 2013, dicembre 2013, sì. Piano piano io non avevo tra l'altro nemmeno esperienze teatrali, non avevo nessuna esperienza, però grazie agli aiuti degli allora, c'erano anche, facevano parte del convento anche Stefano Piazza, Antonio sì. Pandolfo, dei maestri del, sì, della comicità, assolutamente, della assolutamente. Comicità siciliana. Sì, sì, sì. E io devo dire che ho rubato tantissimo da loro e anche, soprattutto, grazie alle dritte di Matranga e Minafò che ci danno sempre degli aiuti sulla scrittura. Tra l'altro io mi permetto di citare, oltre a tantissimi comici che ci sono là, tu hai avuto anche modo di conoscerli, sì. Babaluci, sì, sì, certo. Ma Roberto Lipari è un grandissimo molto autore. Molto intelligente, molto intelligente. Lo conoscete perché tra l'altro sicuramente fa, lo conoscete perché fa anche dei video su Facebook veramente, veramente belli. Belli, intelligenti soprattutto. Per nulla volgari, quindi assolutamente. Insomma, merita tratta, tanto tratta anche degli argomenti attuali. Importanti sì, e sì, attuali. Di cronaca, sì, sì, è vero, è vero. E quindi grazie a lui l'anno scorso ho scritto il mio primo spettacolo che ha fatto questo successone. Benissimo. Per me era veramente una cosa bellissima, era la prima volta che facevo uno spettacolo tutto mio e c'era il pienone. Bellissimo. E tra l'altro a breve andrà in onda il secondo spettacolo. Benissimo, allora, poi chiaramente, insomma, Andrea stava parlando di video, di YouTube, insomma, Facebook e quant'altro, diciamolo anche, questi tre ragazzi, sì. Andrea, chiaramente Chiara e Deborah, hanno un'altra cosa in comune, oltre sì. a lavorare, ecco, essere amici, Chiara oltre la fidanzata ad essere di, amici, ah, siamo... amici, fidanzata, chiaramente, anche Chiara, il papà, di... la mamma esatto. e la figlia, fanno dei video bellissimi, divertentissimi, che io voglio che li mettano su, cioè, li devono mettere assolutamente su YouTube, perché sono bellissimi, perché rappresentano proprio un po' la famiglia siciliana, un po' quella un po'. Un po' retro. Retro. Lui è il papà. Io sono il papà. La mamma. Con una piccola differenza che c'è questa figlia che è uscita fuori. È uscita fuori perché c'è il papà che proprio rappresenta il classico papà, padre, padrone siciliano. La mamma doc. Che proprio non parla completamente, non ha mai possibilità di parlare, che è Chiara. E poi c'è Deborah. La figlia è rivoluzionaria, un po' milanese. Un così. Po' milanese, sì, sì che sì, parla sì, un po' sì, con sì. questo accento qui. E allora quando sono nati, insomma, questi video, il primo video, quando si è sviluppato, quando l'avete creato? Insomma, diciamo la verità però, Io la dico verità. La verità, tra l'altro, sì. già a telecamere spente già abbiamo dato qualche sì, informazione. Sì. Allora, lo sanno. Io li vedo i vostri video, non dite queste cose, io le ho visti i vostri video, okay. quindi... E allora, questa cosa che noi sì. inizialmente ci scherzavamo su, sì. è nata quest'estate in un villaggio dove abbiamo avuto perché il piacere... Perché facevamo animazione insieme. Abbiamo avuto sì. il piacere di lavorare insieme e praticamente è nata questa cosa che ci è venuta a trovare una famiglia siciliana, naturalmente, di Palermo, e la ragazza lavorava anche con noi, la salutiamo Alessia, la salutiamo. Ciao Alessia, ciao, ciao Alessia. E praticamente lei usava questo linguaggio un po' milanese, nordico, un po' nordico. E noi, io ci scherzavo su al villaggio, perché io imitavo il papà, imitavo la mamma, prima li facevo tutte e tre io, però poi per fare i video... ho avuto la collaborazione grazie giocando, alle giocando abbiamo fatto sì. un piccolo video così si come scherzava. Tra amici si inviano questi video eccetera esatto. ci siamo fatti questo video giocando è uscito fuori una cosa che ci ha fatto ridere noi stessi di conseguenza poi abbiamo detto rifacciamoli e facciamo una serie da mettere su Facebook che poi spieghiamolo sì, sì. per fare ragazza, ridere insomma tutti esatto questa ragazza perché nascono questi video perché questa ragazza di cui stavano parlando Alessia sì. ecco al villaggio noi ragazza palermitana comunissima tentava in tutti i modi di parlare assolutamente utilizzando chiaramente un accento nordico mal riuscito chiaramente no, invece poi si presentò il papà che parlava totalmente in palermitano abbastanza stretto quindi da qui nascono questi video molto carini no? Nasce questa cosa appunto perché tra l'altro noi ci siamo permessi di sì. far naturalmente non abbiamo fatto
la famiglia della nostra amica Alessia. Certo. Naturalmente noi abbiamo la parodia, la parodia, abbiamo, abbiamo aumentato sì, tutto, sì, cioè, perché dovevamo esagerare questa cosa che chiaro, a noi faceva per ridere, forza. Però per farla arrivare anche alle altre persone che non conoscono i ragazzi, i protagonisti, quindi noi abbiamo messo del nostro per ingigantire questa situazione. Però ci siamo divertiti anche loro, cioè vedono i video, mettono mi piace. Quindi, sì, no, perché io per esempio ancora oggi mi chiedo, ma come mai Alessia parlava in milanese se tutti erano comunque il massimo e napoletani, i bambini ma massimo veramente. I nostri però, allora, Alessia, io per esempio, allora, io ogni tanto, sì, sì. Io ogni tanto, quest'estate, quando lavorai in Sardegna, ecco, a che fare tutti i miei colleghi dell'animazione erano tutti bergamaschi, quindi un po'. E ci stavo, però. Ero lì e dicevo, buongiorno a tutti, sono Alba, sono ecco, la responsabile del mini club, dello junior club, cerco di parlare in questo modo, però non mi riusciva mai, chiaramente, perché è chiaro, la cadenza linguistica... Il siciliano. Però per te più non dico siciliano, ma dico siciliano. Invece Andrea ci sta. Io lo dico, ad esempio, se era il personaggio quello dei video, era... Un siciliano è il siciliano. Un sopo spuixo. Esatto, esattamente. Perché poi noto anche Chiara, che tu lo conosci molto bene, sì. Il tuo ragazzo, Chiara... Chiaro, insomma, qua sento un po' tutti i comici accanto a un comico, è normale. Quindi, ho notato che Andrea, rispetto all'anno scorso, è molto più spigliato questo ragazzo. Prima era un timidone. Grazie a lei. Grazie a me. Grazie alle esperienze chiaramente artistiche, poi sei sempre in contatto con le persone, il modo in cui interagisci. Quindi poi l'amore ti ha reso anche più radioso. Ma nella vita si cresce. Quindi, ma ovviamente adesso un po' di tempo che fa questo lavoro. Ti devo dire che la cosa che mi è cresciuta di più è stata la pancia, perché... Si cucina molto bene, molto bene. C'è questa cosa che il papà dice di per zittire la ragazza, perché? Sì, perché lei, Chiara, appunto, Debora, interpreta appunto la figlia che tenta di palermitana, che tenta di parlare in milanese, e il papà chiaramente un po' la schernisce, come, certo. in che modo? Facendo... Esatto. Come se io avessi torti in ogni situazione, quando invece lui tutto un po' tamarro, papi... Esatto. Invece ragazzi, voi quando vi siete conosciute la prima volta? Quattro anni fa, esattamente. A Catania. Perché sì, io sono di Siracusa, quindi che ci fa Chiara a Palermo? Esatto. Perché esattamente 4 anni fa ci siamo trovate a far parte di questo progetto Canoro, eravamo ancora delle ragazzine, che era un produttore che voleva creare un trio di ragazze, sì, belle ragazze, ed eravamo io, Debora e un'altra ragazza, sì, che la sua iniziale è la A, perché infatti ci chiamiamo le DAC. DAC, Angela. Che è l'acronimo. Pensavo Alba come me, ho detto signore. Alba, se vuoi farne parte, noi cerchiamo la A. Siamo sempre alla ricerca dell'A. Sì. E poi vabbè, questo trio si è sciolto per vari motivi, al che io e Chiara ci siamo risentite, perché comunque la nostra amicizia non è mai finita. Sì, 2 anni fa ci siamo risentite, abbiamo deciso di fare nuovamente questo trio e comunque di stare insieme e ci siamo ritrovati a far parte del convento cabaret, quindi a fare questa bellissima esperienza insieme. Abbiamo iniziato anche a studiare insieme. Sì, in conservatorio, siamo laureando in conservatorio, di etica della musica. E quindi facciamo questi percorsi insieme. Allora, è arrivato il momento del live. Allora, vi farò sentire qua una canzone gettonatissima dei ragazzi, ascoltatissima, però interpretata in un altro modo, quindi con una reinterpretazione di Debora e Chiara. E vi farò ascoltare quale? Where is love? Sì. Where is love? Perfetto. Io posso ballare, casomai? Bravo, vale, tu intrattieni. Tutte e due. Io ballo, Alba si deve mantenere. No, io sono seria, io sono una persona seria e mi comporto da persona seria. Giusto? Ballo io. Vai. Benissimo. Balla. I don't know, but you don't care. I give you my love, but you don't care. So what is right, what is wrong? What is love? Baby, don't know me. What is love? Baby, don't know me. Don't know me no
what is love. Bravissime queste ragazze, what is love, che poi il tuo amore è qua. Sì, ma il tuo amore è qua, where is love? Io sto cercando quello di Deborah. Deborah lo troverai, sicuro sarà una bellissima ragazza. Sicuramente. Poi non avrai fretta che ancora... Sei giovane, da quale pulpito poi parlo io che sono piccinita. comunque si parla tanto d'età, giusto per ironizzare un po'. Dice io ne ho 28, io ne ho 27, io ne ho 26, tutti si guardano intorno, chiaramente perché cercano di capire chi è il più grande, chi è il più piccolo, ma va a finire sempre che sono sempre io la più piccola di tutti. Quindi, insomma, che dobbiamo fare, ragazzi? Non diciamo l'età, però... Io il nostro chitarrista neanche meno, Quanti anni hai tu, Manu? 18. Ah, 18! Ragazzi! Sono tra i più grandi, signori! Grande. Complimenti, Emanuele! Io sono tra le più grandi oggi, per fortuna. E allora, invece voi ragazzi, avete pensato di fare un inedito, magari un album, qualcosa in corso? Mi voglio vedere, vi voglio acquistare il vostro album, l'album delle DAC. Prima o poi uscirà... Uscirà questo album? Allora, c'è qualcosa in ballo, c'è qualcosa che bolle in pentola. Perfetto. E che scoprirete però verso maggio, perché abbiamo una cosa. Ora ci lavoriamo con Emanuele, ora vediamo. Sì. Uscirà per l'estate. Per l'estate? Sì, solo questo, sì. Allora, date qualche canticchierai. Oddio, sì, la canticchierai magari bevendo un cocktail. Veramente? Ma non ci credo. Facciamo ascoltare. Dai, ragazzi, ecco, bravissime, ci sta che fate un bellissimo inedito. Magari un album, un EP, insomma, qualcosa la dovete fare per forza. Un passo alla volta. Senti, Chiara, ma ti ha contaminato un po' lui di comicità? Lui com'è? Al di fuori... Mi faccio ridere, questo mi basta. Sì, al di fuori del palco com'è, Andrea? Che tu lo conosci bene, come chiaramente. Come lo vedi qui sì. È nella vita reale. Ma è sempre un po' così che sbeffeggia, sempre che ride. Si ride sempre, si scherza sempre, c'è una battuta per ogni occasione. Ma meglio così, meglio prendere la vita sorridendo che... Però, Andrea, quando Chiara è indisposta... Quando Chiara è indisposta, non dobbiamo dire niente, al massimo ci conta una bazzellia a te da... Comunque, mi diceva anche lei che un po' è cambiata rispetto ad agli altri anni, perché praticamente a noi ultimamente ci capita che una settimana sì, una settimana no, forse gli sembra che siamo famosi, siamo pieni di soldi, ci prendono una multa. Non ci credo. Ce l'hanno con noi. I vigili forse hanno il nostro numero di targa, dice appena che se fiamo, ce l'hanno. Incredibile. Andrea, invece uno dei personaggi che ha ideato, che hanno ideato per te, che ti piace di più, qual è? Allora, sicuramente sono moltissimo affezionato al calciatore perché, ripeto, quello era il mio primo personaggio e ci ho lavorato un anno e mezzo prima di avere la possibilità di arrivare in TV. Sì. Naturalmente, quando tu crei una cosa... Per forza di cosa sei legata a quella cosa. È come un cantante che non può avere una canzone preferita. Certo. Il cantante che scrive e mette la sua creatura, la mette in un suo spettacolo, in una sua serata, non ha una preferita. È la stessa cosa per un comico. Naturalmente anche gli ultimi che ho fatto, questa nella seconda edizione, che tra l'altro già abbiamo iniziato a registrare la terza edizione, la terza edizione che andrà in onda sempre ogni domenica, quindi su queste cose non c'è un preferito, però naturalmente sono più legato un pizzichino di più al calciatore perché, ripeto, ci ho lavorato di più. Le altre sono state pazzie che sono nate per caso durante uno spettacolo dove si provavano delle battute nuove, dei personaggi nuovi. Io alle 10 meno un quarto ho inventato due battute con un bestiario e abbiamo fatto il cane del posteggiatore e da lì è nata una bomba. Ma dai! Perché quella lì al convento va benissimo. Ma dai, veramente, bellissimo. Assolutamente. Una domanda che vale per tutti e tre, puoi rispondere anche tu se vuoi, Manuele, visto che suoni. Allora, mentre siete dinanzi ad un pubblico, che sia all'interno di un villaggio, che sia al convento e quant'altro, vi state esibendo, tu nel tuo caso, ecco, stai facendo uno sketch, voi state cantando, tu magari stai suonando, Emanuele. Vi è capitato mai veramente di sbagliare e fare una gaffe di quelle allucinanti? O comunque a causa a volte anche dell'ansia della prestazione, Risponde... Ma non è pensieroso. Rispondono... Dai, sto pensando... Una gaffe che me ne vergogno? No. No. La posso dire io una se vuoi. Cioè, già sentiamo. L'avevo anticipata anche nelle altre interviste. Che praticamente vuoi l'inesperienza, vuoi
Mi ero fatto prendere un po' dal pubblico che rideva tantissimo alla battuta precedente. Io ho dimenticato, una dei fili che legavano l'altra battuta. Sì, madonna! E praticamente lì c'è stato un po' di tentennamento tra me e il conduttore. Fortunatamente non era una registrazione, era un laboratorio dove si provavano i pezzi, perché ancora non c'era la registrazione. Fortunatamente il pubblico stava ridendo. E non ho capito nulla. Non l'ha capito, perché non sa, giustamente non sa il copione. Certo, è chiaro. Quella era una battuta che avevo scritto da poco, non la ricordavo né io, nemmeno il presentatore si ricordava l'alzata. E lì c'è stata una cosa così, io ho detto, davanti tra l'altro 200 persone, ho detto... Un squidò. Sinceramente. Scoppia la risata generale del pubblico. E sono uscito. E sei uscito. Sì. È successo di dimenticare una frase di una canzone, no, dire na 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 na. Veramente? E te? Certo. Ah, devo dirti, no, devo dirti, comunque c'è una differenza tra il canto e il cabaret. Certo, perché magari quella canzone, però nel cabaret forse sei più fortunato un po', perché puoi riprenderla come vuoi. Nel canto, se tu conosci quella canzone e sbagli una cosa, è un problema. Beccano. Anche sbagliare magari la nota, giusta e stonare. Bravissima. Madonna, che no, brutto. Non mi è mai capitato. Non lo so, incroce dita. Che no, chiaramente mi auguro per te, ti auguro che non ti capiterà mai. Però, sì. E invece c'è un altro pezzo che volete farmi sentire, un'altra cover? Sì, ma sì, dai. La cantiamo tutti insieme. Sì, io non so le parole, se è quella che immagino io, qual è? Eppure mi sono scordato di te. E io appunto mi sono scordata del testo e non posso cantare. Giustamente, quindi non speriamo di non fare la gaffa della adesso. Nostra vita adesso. Va bene, dai ragazze. Eppur mi sono scordata di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lui era bello però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che disperazione nasce da una distrazione, era un gioco. Emozionato, sì, veramente. Perché era una dichiarazione da parte tua, Chiara. Sì, dillo, te la verità. Effettivamente, ecco. Te l'ho dedicata mai una canzone? Madonna, no. Queste cose non si fanno qua, perché poi li metti in imbarazzo. Sì, te le dedicate tante canzoni, vero? Sì, le poesie scritte a mano, tantissime. Lunghi, ecco, ma poi immagino pure tu, devi fare uno sketch per lei d'amore. Ok, già lo facciamo. Dai. Comunque, a parte lo scherzo, sì. Voglio dire questa cosa perché ci tengo, che c'è... Anche Deborah, quest'estate al villaggio lavoravamo insieme, giustamente, e c'era Chiara che faceva una cosa che era carina, vero Deborah? Quale? Non me la ricordo. Allora, praticamente non la sanno, giustamente. Allora, noi eravamo al villaggio, si faceva tipo la lotteria, oppure c'era da dividere dei premi e cose varie. Sì. E Chiara, lavorando in boutique, ci scriveva delle... Per me erano delle poesie, perché trattavano gli argomenti tipo... Delle dediche. Quando prendeva i soldi, che noi avevamo una percentuale in quello che faceva, per Deborah che è tu, che sei, che sono la mia... Io dovevo... Avevo il compito di dividere i soldi, di gestire queste cose. Quello quindi... più brutto però, quello più brutto. No, quando li mettevo nella busta per darli sia a lui che a lei, gli scrivevo delle belle frasi. Aspetta, non mi dire che è stato proprio lì il momento in cui mi si è accorto che avevi un po', ecco, di... Eri un po' ammaliata da lui, no?
Forse se ne è accorto attraverso queste dediche. Secondo me un po' anche. Lui è non sempre so. Così. L'espressione è tutta una cosa, perché comunque alla fine forse dedica. Forse anche, sì. Anche. Hai visto, sono dottoressa Stranamore. Hai visto, vedi che Alba Castagna. Alba, perché non fai una specie tipo di trono, tipo presente il programma Uomini e Donne, sì? Qui, raccontami di te. Ma sai che faccio da tronista? Vediamo. Guarda, io ci ho pensato. I corteggiatori, Guarda, Debora, io ci ho pensato anche perché... Fallo perché io sono la prima tronista. Io ci ho pensato, io in amore ho sempre dato tanta fortuna. Non sto scherzando, ho fatto tanti inciuci, sapete quelli proprio... Sì. Sì, la mia amica che era rimasta poveretta, era rimasta single alla venerante età, comunque giovanissima, comunque a 34 anni, dopo tanti lunghi anni di storia, nell'arco di un anno, ho fatto trovare il suo amore. Quindi ci quello sono giusto, riusciti. Quello va. Giusto, sono sposati. Si sono sposati, allora frequentiamoci allora. Sì, secondo me ti può aprire un'agenzia di matrimonio. Ma ci ho agenzia pensato, matrimoniale. Anche wedding planner, chissà, bello. Ragazzi, bello. Una bella cosa. E invece l'altra ragazza è Angela, appunto. Angela faceva parte del vostro trio duo poi DAC. Ma fortunatamente, o purtroppo per noi, o fortunatamente per lei, ha deciso di intraprendere una strada diversa. Sì. La ricerca della fortuna o... No, si è sposata. Si è sposata, siamo in tema di amore. Giustamente, io se mi sposassi ovviamente continuerei con la mia carriera. Io sto continuando carriera, comunque, però... Fatto. Ognuno di noi ha... Una visione della vita, giustamente, ognuno, certo. Il mondo è bello perché è vario, quindi siamo rimaste le superstiti da Deborah siamo and viva. Chiara, sì. E quindi continueremo, insomma, continuerete così, sì, sì. Quindi me l'assicurate che poi quest'estate sentiremo probabilmente un po' assolutamente vostro... sì, promesso, certo. promesso sì. Anche parola... perché Emanuele si Scusate, sta impegnando, ci sta una battuta, parola di lupetto, come dicono, ci sta bella parola questa, di lupetto. Ci sta anche in bocca al lupo, in bocca al lupetto. Va bene ragazzi, voi volete fare sentire un'altra cover per terminare? Ma... Oppure... Allora, intanto... è improvvisata questa cosa, perché sì. Diciamola, perché non la sappiamo. Però se vuoi te la facciamo in diretta, aspetta, non lo so, viva la mamma, te la senti? Vai. Viva la mamma. Vai. Ok? Dai. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga. Così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Angeli ballano e ro. Ora tu non sei un sogno, tu sei vera. Viva la mamma, perché se ti parlo di lei non sei gelosa. Sei gelosa. Ma tutte le mamme, questa è la bravissima ed è improvvisata. Allora ragazze, allora raccontami di te, però scusate, ti sta volando in faccia, termina qui per oggi, raccontami di te. E allora io sempre lancio gli hashtag qui a raccontami di te su CTS, chiaramente lanciamo l'hashtag per Andrea Lupo o Lupetto, quindi hashtag Lupetto su Facebook, hashtaghiamo soprattutto le DAC, le auguriamo tantissima fortuna e attendiamo il nuovo album EP quest'estate e poi l'ascoltiamo tutti insieme. Un saluto speciale grazie anche a te che grazie. Ecco sei stato Emanuele. È animato con la tua musica anche con grazie alla chitarra e noi invece ci ritroviamo sempre qui a CTS ogni mercoledì e ogni venerdì alle ore 13 CTS canale 90, ogni lunedì alle 20, ogni domenica alle 19 su canale 74 Azzurra Channel. Grazie, ciao, grazie ciao. Ancora. Ciao a tutti. Ciao Alba. Tanto il mondo in lungo e largo immaginato di tornare.
raccontami di te.